Domani con il Trapani mancheranno Dezzi e Maiello, entrambi appiedati per un turno, due assenze importanti purtroppo tutte e due del centrocampo. Una gara da affrontare con il massimo della grinta agonistica, sapendo che anche per i siciliani sarà una sorta di spareggio, vista la loro fase calante. Matute ne è consapevole, sarà difficile, ma il momento che sta vivendo il Crotone non consente distrazioni. È sempre state, tutte le partite sono difficili, ma nella situazione in cui ci siamo, chi gioca è consapevole della situazione che stiamo passando e deve dare il massimo e sicuramente sono sicuro che tutti quelli che devono entrare o devono giocare daranno il massimo per cercare di portare la vittoria a casa. Quindi siete consapevoli che con il Trapani sabato c'è solo un risultato, la vittoria? Noi sappiamo che manca 7 partite in casa, che sono 7 finali. Quindi ci possiamo giocare tutto in casa? Tutto in casa, dobbiamo pensare a questo. Quello che viene fuori in trasferta deve essere una cosa che vieni ben venga. Ma a casa abbiamo solo una cosa, che abbiamo 7 finali, 7 battaglie per vincere tutte le partite. E visto il Trapani che sta subendo una calata in classifica, una discesa in classifica, sarà ancora più da temere, secondo te? Sì, tutte le partite, perché tutti stanno cercando di salvare e noi di più che anche le altre, perché noi pensiamo che magari le altre hanno la pancia piena, ma noi abbiamo la pancia vuota. Allora qua è per vincere tutte le partite che vengono qua. Secondo te come verrà il Trapani qui ad affrontarci? Sanno che vengono a incontrare una squadra forte, una squadra preparata, e noi dobbiamo cercare soltanto di fare il nostro gioco e dare di più di quello che abbiamo fatto a Pescara, così può essere più facile vincere la partita. E a proposito proprio di Pescara, un punto purtroppo che ci è sfuggito di mano, eh? Sì, ci è sfuggito, ma adesso pensiamo soltanto alla prossima, perché non puoi piangere su quello che è già passato. Venerdì scorso a Crotone le fasi provinciali di corsa campestre, oggi a Villa Margherita le finali regionali. Certo, la scuola si impegna, fa il suo dovere di inculcare in loro soprattutto lo sport sincero. Giuseppe, che gara hai vinto? Ho vinto la gara di resistenza. Ma questo ti consentirà di partecipare a gare più importanti? Lo spero. Prego. Sportivo. È bravo in tutte le discipline sportive, pure a scuola è bravo. Guarda, ti stringo la mano perché sei bravissimo, complimenti. Hai trovato un ragazzino da seguire e da poter lanciare. Ma bisogna vedere se poi vengono. Anche negli anni addietro i ragazzi di Tolomelista, Strongoli, sono sempre efficienti. Comunque ho visto dei ragazzini interessanti, ho visto. Ho visto la mia nipote stessa che nonostante fa solo danza, non si allena, è arrivata seconda, è arrivata. E Quindi adesso c'è buona speranza. c'è buona speranza, adesso devi cambiare sport e vieni a correre con me perché nel giro di 4-5 mesi può essere alla ribalta nazionale. Ascoltiamo queste. Come ti chiami? Calzone Gaia. E vieni da? Rocca Bernarda. Hai vinto? Sì. Bravissima, complimenti. Ti alleni per far questo? Sì, sono allenata. È duro però, anche perché oggi il terreno era un po' pesante, di la verità. Sì, era bagnato tanto. Complimenti. La signorina si chiama? Lara Federica. E viene da? Rocca Bernarda. Che posto ti sei classificata? Non lo so. Noi ci incontriamo ogni anno per queste gare importantissime. È uno sport, questo veramente, che lo possono fare tutti, anche chi non ha i soldi può praticarlo. E noi nei paesi siamo un po' penalizzati perché non abbiamo strutture e questo è uno dei pochi sport che possiamo praticarlo. Perfetto, grazie. Come ti chiami? Francesco Berardi. E vieni da? Rocca Bernarda. Hai vinto? Sì, terzo classificato. Complimenti. A che posto sei arrivato? Secondo. Complimenti, come ti chiami? Pacenza Matteo. Sei nipote a Scipione? Complimenti perché se tuo zio ti dà l'indirizzo giusto puoi arrivare, naturalmente frequentando questa disciplina. Non la frequento purtroppo. Perché? Faccio pallanuoto. Vabbè, comunque dai, applicati pure alla corsa campestre. Avete ragione. Aspettiamo, come si chiama la signorina? Rebecca Barcellona. Che è arrivata? Ho quarto quinto. Ah, complimenti, ma è la prima volta che fai questa gara? No, dalla prima media. Complimenti, ma andrai alle fasi regionali? Probabilmente. Probabilmente.
Probabilmente. Bravissimi e complimenti. Signorina, si chiama lei? Sara Liviera. Sara Liviera, che è arrivata? Sesta o settima. Ti do un voto, ti faccio dare un voto cattivo, eh? No, è bravissima. No. Sei bravissima, ma forse era pesante, vero? Il terreno. Sì. Si chiama questo giovanotto? Lucanto Matteo. Che è arrivato? Quarto. Quarto, possibilità di fare altre gare o no? Sì, alle regionali. Ah, ti sei qualificato per le regionali? Con la squadra. Da 7 anni il Football Club Crotone condivide la missione dell'AISM, sconfiggere la sclerosi multipla. Il 7 e l'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, torna la Gardenia di AISM e si rinnova la vicinanza della società Rossoblù all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, partnership rinnovata lo scorso ottobre dal presidente Raffaele Vrenna e dal presidente provinciale dell'AISM Luciana Gaccione. Ciao, sono Ernesto Torregrossa, attaccante del Football Club Crotone. Anche noi siamo a fianco dell'AISM. Il 7 e l'8 marzo viene a sconfiggere la sclerosi multipla nelle principali piazze italiane acquistando la Gardenia. Inoltre puoi sostenere la ricerca fino al 15 marzo inviando un sms o chiamando a rete fissa il 45599 donando 2 euro.